Signori e signori, buonasera. Buonasera, ben ritrovati. Bentornati a Briciole di Storia per vedere un qualche cosa che riguarda la fotografia, argomento che abbiamo già trattato più volte e che è un argomento simpatico per tutti noi. Abbiamo un piccolo manuale per fotografi. Mostriamo subito la data. Siamo nel 1931, sì. Molti anni fa. Io. Il prezzo, più di 80 anni fa, non proibitivo, è dei centesimi, 70 centesimi di lira naturalmente. Ed era una biblioteca di manuali, di fotografia, bacco da seta, il pollaio, la stalla. Vabbè. Ma molto semplice, sì, per sì. Ogni attività dell'epoca. Non faremo vedere tutto quanto, ci soffermeremo sugli spunti più interessanti. Il manuale cerca di dare un approccio anche storico a tutto il fenomeno e vanno a pescare delle cose veramente interessanti. Se andiamo nella prima pagina, addirittura citano il gran Leonardo, che parla del principio della camera oscura. Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. E dice che se fai un buchino in una camera, la camera della casa, e fai entrare all'interno i raggi del sole, allora tu riceverai tale spezie in una carta bianca d'epola posta dentro a tale abitazione alquanto vicina a esso spiraculo, il bucchettino, e vedrai tutti i predetti obietti in essa carta con le proprie figure e colori, ma saranno minori e fieno sotto sopra per causa della intersegazione di quali simulacri, eccetera eccetera. In pratica parla già del fenomeno della camera oscura. Oh, qui vediamo dei modelli di camera a posa su cavalletto e apparecchio istantaneo a cassetta. Credo che per questo si usassero ancora cos'era, il magnesio, quello che esplodeva? Certamente sì. Per fare il flash. Perché le lastre che usavano erano poco sensibili. Questa invece era qualcosa di moderno. Portatile, si piegava. Ma il libro raccomanda di non usarle per fare i ritratti delle persone perché non sono adatte, troppo semplici e non si riesce a fare una misura fatta per bene dell'esposizione, quindi non va bene. Certo, qui abbiamo anche qualche esempio di fotografia con negativo e positivo. Che spiega la diversità tra le due cose, tutte cose che ormai sono totalmente perdute, totalmente inutili. Anche qui vari esempi. Eccesso di posa, posa errori, giusta, sì. Difetto di posa. Col negativo e col positivo. Ah. Beh, è un librettino sintetico, probabilmente c'era. Ecco, guardiamo anche questo. Stampa del positivo. Vediamo di evitare il riflesso, poco stampato, stampato giusto, troppo. Perché stampato. I tempi probabilmente di. Una volta fatta l'esposizione corretta sul negativo, bisognava poi anche fare l'esposizione corretta sul positivo, quando dal negativo si doveva ricavare il positivo. Sì. Due modi per poter sbagliare qualche cosa. E poi c'erano i bagni che venivano fatti, sì, alla carta fotografica per arrivare. Sì, e con il bianco e nero, se non erro, perché a scuola si facevano provare, erano un paio di bagni. Col colore diventavano 7 i bagni. Ma credo che a quel tempo lì non ci fosse proprio nessun problema di colore, no, era bianco, no, e nero, punto e basta. Ma molti di noi l'hanno provato a cimentarsi con lo sviluppo delle fotografie, sì, la stampa delle fotografie in bianco e nero, che poteva anche essere una cosa abbastanza divertente, di soddisfazione, e che poi è talmente complessa che poi si abbandonava e poi sono arrivate, certo, queste cose meravigliose che sono le fotocamere digitali, che ci sanno saltare molti tutta passaggi, questa fatica, e ci fanno pure risparmiare un sacco di soldi perché queste cose costavano. Urca, assolutamente. E con questa ultima immagine salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia. Alla prossima!